Buongiorno dal touch per la rassegna stampa, andiamo subito con la prima di Repubblica perché sarà ballottaggio in Francia tra Macron e Le Pen. In gioco l'Europa titola Repubblica. Emanuele rifonderò la Francia. Voilà! è la prima parola di Emanuele Macron quando arriva con l'inseparabile moglie Brigitte, sotto fondo da discoteca, due rockstar, lei abbraccia i militanti quanto lui. Brigitte urla dei ragazzi chiedendo un selfie per quanto riguarda. Capitolo Front National, salute militante Marie De Pen. Io come De Gaulle, il primo obiettivo è stato raggiunto. Marie De Pen cede al secondo turno delle presidenziali, sia pure senza arrivare in testa. Immagina anche come. Preventivato l'unità, sarò il presidente di tutti contro i nazionalismi. Proteggerò i più fragili con il lavoro e la solidarietà. I patrioti per Le Pen. Faccio un appello ai patrioti sinceri: venite con me, il popolo deve alzare la testa e liberare questo nostro paese. Il punto dalla svolta di Parigi: una lezione a Renzi per Stefano Folli. Prime pagine di Repubblica con all'interno speculare Macron-Le Pen. Dopo crisi e terrorismo unirò tutti i francesi nel segno della speranza, sarò il presidente dei patrioti di fronte alla minaccia dei nazionalisti, la sfida che cambia la Francia, continuiamo fino alla fine e anche dopo, restate coraggiosi ed esigenti. Ora portiamo la voce della speranza per l'Europa e per la Francia, quindi il contesto transalpino nell'Unione Europea. I risultati degli altri nove candidati secondo le proiezioni con... Fillon da 20%, Menechon da 19,2% e Hamon da 6,3%. Affluenza del 79%. E poi parte destra con Le Pen e Marine cita De Gaulle senza più pregiudizi. I patrioti scelgano me, la candidata dell'estrema. Destra prende oltre 7 milioni di voti ed è il record con il 21,7%. Sarà ballottaggio Le Pen e Macron. Il 7 maggio i francesi sceglieranno il nuovo presidente della Repubblica. Tra i leader anti-UE del Front National, l'ex ministro del governo socialista, fondatore del movimento En Marche. Sono loro ad imporsi nel primo round delle elezioni per l'Eliseo davanti al candidato del centrodestra Fillon, all'esponente di estrema sinistra Mélenchon e al vincitore delle primarie socialiste Hamon autentica delusione della giornata, così per la prima volta nella storia della Francia i due principali partiti politici, gollisti e socialisti non avranno un loro rappresentante al ballottaggio per il capo dello Stato e ora appoggiano Macron. Proseguendo da Repubblica, L'Uomo Nuovo verso il ballottaggio del 7 maggio pesano le incognite dell'islamismo radicale. Il duello per l'Eliseo non riguarda solo la Francia ma tutta l'Unione Europea. La figliona Damon tutti contro Le Pen, un fronte repubblicano per l'Europa, esclusi i principali partiti che hanno dominato la vita politica francese negli ultimi decenni. E ancora il Padrino di Macron e. Bipartisan è coraggioso, può risollevare la Francia. L'economista per Le Pen il paese era meglio ieri, per lui domani. Ancora, da Repubblica con la sinistra che non passa come a fondo: non dirò per chi bisogna votare, resta ferma sui propri passi. Con il leader che si ferma solo al 20%, sotto il 20%, la sinistra siamo noi. Non dimenticatelo. Qui anche in foto Picchettio difendo Amon. Paga la crisi dei socialisti. Il tradimento del partito. L'economista indebolito dalle scelte fatte dal Partito Socialista negli ultimi anni con il presidente Hollande. Gli scandali hanno reso difficile parlare delle questioni di fondo, ma lui aveva proposte valide. Alcuni esponenti del Partito Socialista sono passati con Macron. Ma se sei di sinistra, non lo puoi sostenere. È ancora un paese definito al bivio, queste elezioni segnano il crollo della politica tradizionale tra scandali, retorica sui migranti e terrorismo. Il fumettista Uderzo, il papà di Asterix, se salta l'Europa siamo nei guai, l'antropologo Marc Auger, con il populismo escono di scena i vecchi partiti. Restando ancora con le pagine di Repubblica, il referendum anche con Alitalia, il giorno del... Verdetto i vari dati che emergono da Repubblica, se vince il sì taglio stipendi e 980 esuberi ma nuovi capitali da soci e banche, se vince il no il governo esclude nazionalizzazione, si apre la strada alla liquidazione. Il piano prevede nuova cassa per 900 milioni, linee di credito e conversione di obbligazioni per 600 e un cuscinetto finanziario di 400 frasi, nessuna alternativa per Graziano del Rio, il ministro dei trasporti che commenta non c'è un'altra soluzione né possibilità di nazionalizzazione, per Anna Maria Furlan, la leader della CISL, all'Italia morirà se ci sarà la bocciatura, il destino è in mano ai lavoratori. Ancora sul caso, anche la polemica sulla... Sul caso migranti in politica, scontro di Maio Saviano, il grillino ipocrita chi difende le ONG per che li salvano e lo scrittore cerca voti tra chi li vuole morti. Parla Valerio Neri, direttore generale di Save the Children, e come in foto a sinistra un gommone carico di migranti mentre viene avvicinato dalla nave delle MOAS e poi una delle ONG più attive nel recupero di migranti nel Mediterraneo. Soldi da tutto il mondo per finanziare i soccorsi. Tutti i dettagli che emergono dall'articolo, è stato anche weekend di sport con la tragedia per Michele Scarponi, una morte che ha colpito il mondo del ciclismo ma tutto il mondo dello sport, i successi di Valverde e di Nibali tra Liegi-Baston-Liegi e Tour di Croazia aprono ovviamente al ricordo, in bici nel nome di Scarponi sotto shock per la sua tragica morte, il mondo del ciclismo rende omaggio al marchigiano Valverde vince la Liegi con le dita al cielo, Nibali cerca il successo in Croazia per dedicarglielo domani il funerale del campione. Ancora dallo sport, anche una Juve che ormai ha chiuso il capitolo: scudetto, e sarà vittoria presumibile, doppia cifra di vantaggio sulla Roma, che sarà impegnata questa sera a Pescara. Juve, velocità da crociera. Il felice turnover di Allegri per aprire il ciclo terribile, 4 gol al Genoa, dosando le energie e cambiando 6 giocatori, nessun pagamento, più 11 sulla Roma, aspettando il Monaco. Allegri non era facile dopo la Champions, poteva esserci un calo fisico e mentale. Lo scudetto, la matematica ancora non lo dice. Juric, sapevo del divario tra le squadre, ma non sono dispiaciuto della prestazione dei ragazzi. Hanno dato il massimo ora uniti per la salvezza. Capitolo ancora aperto grazie ai successi di Crotone ed Empoli contro Sampdoria e Milan, perché non finiscono i guai in casa rossonera, ma soprattutto in casa milanese anche per il KO dell'Inter sabato sera non finiscono sul campo i guai del nuovo Milan dopo la sconfitta a San Siro con l'Empoli, lite tra De Sciglio e un gruppo di tifosi a Milanello rimosse le foto dell'era Berlusconi. Commento di Montella a inizio Stagione dove pensavate che potessimo arrivare, siamo in linea con le nostre ambizioni, anche se oggi abbiamo sprecato un'occasione. Martuscello, tecnico dell'Empoli, i sei punti con Fiorentina e Milan. Ci speravo, la squadra è viva e ora la salvezza dipende soltanto da noi. Sarà una bella lotta con il Crotone. Tra l'altro, doppio successo sia per Empoli che per Crotone nell'ultimo periodo: due su tre per i toscani. Si allontana il quinto posto, i preliminari di Europa League costringeranno ad annullare la tournée in Cina. In Repubblica Nazionale, le tematiche della nostra regione con la prima pagina di. Repubblica Napoli, un Napoli che ha pareggiato nel mezzogiorno domenicale 2-2 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, le proteste dei calciatori del Napoli con l'arbitro D'Amato, frenata Napoli, Sarri polemico, c'era un rigore su Mertens e il male oscuro della difesa. Antonio Corbo commenta più sugli errori di squadra che sugli errori di direzione arbitrale terrore nella movida, spari davanti ai baretti ferito uno giovane in prima pagina ricercato sedicenne dei quartieri imparentato con i boss lo scontro in via Bisignano dopo la lite per una ragazza, le reazioni ora il questore chiuda quei locali inoltre cerimonia senza corteo per il 25 aprile lampi, ci saremo adesso più che mai, amoretti, niente polemiche tra chi crede nell'antifascismo l'idea è la città laboratorio della liberazione. All'interno, ampio spazio a quanto accaduto, ma prima la festa del 25 aprile, cerimonia senza corteo, lampi ci saremo adesso più che mai, rifiuti speciali in un ex rifugio antiaereo e discarica a Monte di Dio, da Napoli, città laboratorio che anticipò la liberazione e la rinascita del paese, le tante idee con una vera e propria assurdità quella che si vuole far passare per senso comune e cioè l'estraneità del mezzogiorno al processo resistenziale e di liberazione. Rivendichiamo il percorso che passa per le quattro giornate la partecipazione di migliaia di meridionali nelle file partigiane settentrionali. Ma come dicevo, grande spazio ovviamente. Alla criminalità quanto accaduto con la sparatoria nelle strade della Movida, un sedicenne dei quartieri ferisce un diciannovenne e poi fugge, è imparentato con una donna boss uccisa al Rione Conocal, la polizia ha arrestato un amico del ricercato, i due avevano già litigato per una ragazza dopo gli schiaffi, i proiettili, il raid poco prima di mezzanotte sul lungomare, altro episodio minore accoltellato. Vediamo il servizio con maggiori dettagli. Resta ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino un minorenne di Mirabella e Clano rimasto gravemente ferito in una violenta lite con un coetaneo la scorsa notte. Il ragazzo ha riportato un serio trauma cranico dopo aver battuto la testa contro il marciapiede. Alla base dell'aggressione a calcio e pugni banali sfottò tra i due all'esterno di un locale della Movida di Mirabella. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Mirabella e Clano coordinati dal capitano Madaro. Ma le ultime 24 ore sono state contrassegnate da una vera e propria escalation di violenza con protagonisti tutti minorenni. Nella tarda serata di ieri un 19 enne è stato ferito con un colpo di arma da fuoco dopo essere stato preso a calci e schiaffi da due conoscenti. La vittima era in compagnia di un amico quando in via Bisignano a Napoli è stato avvicinato da due ragazzi con i quali giorni addietro aveva avuto un litigio. Futili i motivi. I due aggressori lo hanno raggiunto armati di pistola per provocarlo e affrontarlo. Dopo le parole si sarebbe passati direttamente alle mani. La vittima avrebbe reagito qui il colpo di pistola. I due, grazie alla prontezza dei poliziotti, sono stati subito identificati. Uno dei due ragazzi domani compie 16 anni. Il suo complice, quello armato di pistola, è attualmente ricercato. La vittima ha riportato lesioni guaribili in 14 giorni. Il ragazzo arrestato è accusato di concorso intentato omicidio. Movida violenta come da repertorio sempre anche in via Partenope, dove c'è stata una maxi rissa tra gruppi rivali, tutti giovanissimi e scatenati. Pugni, calci e schiaffi tra gruppetti di ragazzini sempre ieri notte sulla metro. In scena uno scontro tra guerrite e baby gang si è verificato all'interno di un vagone nel treno che aveva sostato alla stazione policlinico. E anche le reazioni su Repubblica Napoli: il presidente della municipalità, città fuori controllo per miracolo, non c'è stato il morto. Il commento anche dei residenti: ora basta, girano droga e pistole, chiudete quei baretti nella foto di Giovanni, ovvero il presidente della prima municipalità Francesco De Giovanni che sul caso sulla sparatoria dice "Ormai la città è fuori controllo, solo per un caso non c'è stato il morto, cosa si aspetta per regolarizzare la movida a Chiaia?" È l'interrogativo che emerge ovviamente da quanto accaduto. Andiamo anche con le prime pagine del Mattino per quello che è ovviamente anche uno commento su Sassuolo-Napoli è molto deciso il titolo con Foto, fermatelo, pari contro il Sassuolo, Sarri durissimo con D'Amato che ha negato un rigore su Mertens, il doppio precedente di Genova, Sviste e Pali ma non è stato il solito Napoli, quindi si rimarca ovviamente una prestazione sottotono degli azzurri. Milik la potenza che serve per il rush finale perché il giocatore che parte dalla panchina però è decisivo nel tridente leggero, ovvero con la forma da prima punta. E poi... Ovviamente, anche sul mattino i riflessi di quanto accaduto in Francia con il primo turno: Macron frena il ciclone Le Pen. Francia fuori dal ballottaggio repubblicani e socialisti, votate contro il Front National. Il primo turno delle presidenziali: alta affluenza alle urne, corteo a Parigi anti estrema destra e cariche della polizia. È una nuova sfida perché arrivano ovviamente i riflessi anche di questo nuovo confronto. Sondaggi avversari con Emmanuel Marin crede nella grande rimonta. In basso il prete che ha fatto abortire l'amante Valo della Lucania, un sacerdote a processo al tribunale ecclesiastico, Papillomavirus, perché non si può contestare il valore della prevenzione, il vaccino sicuro senza il DNA virale. Ancora da mattino, primo round, Macron-Le Pen, duello per l'Eliseo, gli sconfitti, fronte antipopulisti, il leader centrista avanti, proteste contro Front National a Parigi e cariche che arrivano dalla polizia. Sugli scontri che emergono ovviamente come il confronto in piazza, i dati risultato storico per la prima volta esclusi i gollisti e socialisti, i repubblicani, Figlionna zoppato dallo scandalo Penelope ammette subito la disfatta, i socialisti, il candidato Amon ottiene un mediocre 6% ma Hollande e Basso. sono con Emanuele. Poi il balottaggio e lo scenario, Emanuele Marin, gli estremi su Unione Europea e Islam, visioni inconciliabili. I sondaggi danno in vantaggio l'esponente di En Marche 63 contro 37. Per la BBC, Brexit con M negoziato più duro tra Francia e Gran Bretagna. L'Europa è a un bivio: Tifare Macron è un'ultima spiaggia. Bruxelles scommette sul fronte. Pro-Unione Europea per allontanare il pericolo della Frexit, ovvero dell'uscita anche della Francia dall'Unione Europea. Il tweet a caldo, ora mi auguro che Marine non riesca a vincere il duello da parte di Schulz. E poi è la fine dei partiti del Novecento. Fitoussi, socialismo affondato, Zingales, ma l'Unione Europea cambierà poco. All'interno della UE, l'economista non credo che la vittoria del candidato centrista possa incrinare lo strapotere dei tedeschi. La lezione, anche questa elezione, testimonia che è grande il malessere contro l'elite europea. Dal mattino anche. Le reazioni allo scenario con l'Italia esultano il PD e Salvini e voglia di urne, il successo centrista galvanizza Renzi, ora per le politiche si punta all'autunno. Sintetizza da Parigi con W su Twitter, Meloni una lezione alla casta. I bookmaker a Londra si punta su Macron vincente. Marine Le Pen piazzata e tempo di scommesse in vista del ballottaggio per. L'Ediseo e Bookmaker di Londra, archiviato il primo turno, sono come al solito i primi a dare le quote e il favore è per Macron. Bot e BTP una settimana sotto il segno dell'incertezza per i mercati con Piazza Affari e il mercato dei titoli di Stato che si apre oggi per una settimana all'insegna dell'incertezza sotto l'influenza dello scenario politico e rischi. Evidenziati di recente dal Fondo monetario internazionale, francesi di Roma in fila a Villa Borghese, tutti per Macron, niente seggi in ambasciata per motivi di sicurezza. E gli elettori, Jacques, ho votato il leader centrista, e Axel sono indecisa fino all'ultimo. Dal mattino. Socialisti, la disfatta annunciata e nasce una nuova sinistra francese. Amon candidato del Partito Socialista, arriva solo quinto. L'esplora di Melechon il Rosso, la protesta delle femen attiviste con il seno nudo e la maschera dei candidati fermate ai seggi della polizia, l'appello rosa, la GARD Carla Bruni e altre personalità in campo contro l'astensionismo. Evento mediatico perché oltre 600 accreditati al quartier generale di Le Pen per la serata, 50 euro per Penelope lasciata una banconota nell'urna a riferimento allo scandalo di Fillon, il tifo da Berlino con diverse migliaia di persone che sfilano per l'Europa unita nel giorno del voto francese e il voto oltre confine, circa 120.000 svizzeri francesi hanno votato ieri, molti sostenitori di Macron. Migranti, Movimento 5 Stelle come caso anche che riguarda il nostro paese, complici i clan, il commento di Di Maio, all'attacco delle associazioni e Saviano vuole i profughi annegati come commento relativo ovviamente alle dichiarazioni di Di Maio, l'ex premier, uno spot del vicepresidente della Camera, non hanno idea dell'Europa e guardano solo i sondaggi. La polemica lite sul 25 aprile, manifestazione dei reduci RSI. Tensione a Milano e la sfida di Matteo che snobba le Iene. Primari e PD, sondaggisti, meno di 2 milioni al voto. Per noto Renzi non spinge, i consensi di opinione non sono dalla sua parte. Buttaroni tenere bassa l'attenzione favorisce l'ex premier rispetto ad Orlando. Un'ultima che arriva dal mattino con le assunzioni in RAI. L'atto d'accusa di Cantone, il presidente Anac, la procura indaga mio insuccesso. Gli appalti si è fatta retromarcia su molte cose. E nel Casertano. Di Maio in tour, figlio di un boss tra i suoi fan, Campo dall'Orto in libera uscita ha convocato un CDA straordinario, non solo le nomine nel mirino ma anche i risultati deludenti raggiunti da alcuni programmi. Il Giro d'Italia nel mirino, i diritti TV acquistati dalla RCS è costati più del doppio rispetto all'ultimo biennio, l'accusa concessi ampi poteri a fronte di risultati rivelatesi deludenti, un bilancio ormai rosso. Al mattino quanto riguarda la versione nazionale al mattino Napoli con la movida violenta, feriti e rabbia dal lungomare al centro lira di residenti e gestori in balia di ragazzi ubriachi e pronti alla rissa. Risse ai baretti per una ragazza, arrestato un sedicenne, notte di follia anche a Portici, giovane travolta da un'auto, e l'agitazione di spalla con la circum stop degli autonomi e rischio Caos. Subito all'interno la movita violenta, i feriti a Chiaia, allarme tra Baretti e Lungomare, ovviamente speciale un approfondimento anche dal mattino Napoli sul caso, rissa tra minori per una ragazzina e agguato di camorra a forcella, spari anche a poggio reale, si indaga sulla pista del racket, ragazza travolta da un'auto, notte folle anche a Portici, nella affollatissima via Diaz si è rischiata la tragedia, sotto accusa l'assenza di controlli. Noi in balia di bande di ubriachi, le testimonianze dei residenti con l'Ira e i gestori. Di locali tra Decumani e Chiaia, gente pronta alla rissa, colpa di chi vende alcol a basso prezzo, si alimenta la gara a bere di più. Il Questore commenta, guai a sottovalutare il fenomeno, telecamere per abbattere teppisti e baby gang, l'analisi con dei ESU, subito un tavolo in prefettura, pronti a fronteggiare l'emergenza, ma nessuno ha la bacchetta magica, strategie flessibili e pugno duro contro chi vende alcol e droghe ai minori. Prosegue con il caso della scuola e l'emergenza sul 26% di edifici scolastici a collaudo statico e agibilità. La denuncia all'anagrafe ministeriale mancano dati sulle strutture. La polemica che emerge con l'assessore Palmieri e la consigliera comunale Valente. Ancora scuola ed emergenza in primo piano con meglio i doppi turni che le aule a rischio francese. Ma questa deve essere un'ultima spiaggia quanto emerge dall'intervista del mattino e per la Circum Tegola sciopero su pendolari e turisti, fermi dalle 17.40 alle 21.40 gli aderenti all'Orsa, eh, prevista un'adesione massiccia e rischio paralisi per i trasporti. L'allarme Baby Gang, Nuova Sassaiola contro Bus dell'ANM, Ramaglia, ci serve un aiuto concreto. Te Gregorio, Autonomi, scontro totale. Io manganellatore, no, riformista, l'amarezza nella fila della holding per bloccare l'intero servizio, basta l'assenzione di 30 lavoratori, la protesta, contestati spostamenti di personale, salteranno quattro corse della Campania Express, città in invasa dai visitatori, il weekend lungo con l'assalto a Musei e mostre, Napoli Sotterranea e Picasso, le star del ponte primaverile, affari d'oro per i ristoranti, a Capodichino fino a mercoledì 140.000 arrivi, il 15% in più del 2016 in gran parte sono stranieri. Dal mattino Napoli al mattino Benevento con razziate le cassaforti dell'iperstore, la criminalità, il colpo nella notte, i danni della nota catena di distribuzione Barletta, i 4%. Hanno disattivato i sistemi d'allarme e un forziere aperto, l'altro portato addirittura via. Sante pressing sui comuni che non pagano. Sono 17 gli enti locali che non hanno regolarizzato i versamenti relativi allo scorso anno. Cardone dal 2 maggio ridotti i conferimenti allo stir in presenza delle morosità. Il personaggio Mogol a San Marco, testimonial per l'ambiente all'interno. Ride notturno alle Cassaforti. L'iperstore nel mirino la struttura Barletta a Pezzapiana, l'ingente bottino con le indagini non è scattato l'allarme, si verificano le immagini delle telecamere al volante con droga e alcol, denunce e auto sequestrate, controlli dei militari, i posti di blocco nel fine settimana dei carabinieri nell'ambito dell'operazione Alto Impatto, pattuglie in azione nella città in periferia, in Valle Caudina e Teresina. Il governatore De Luca inaugura il raccordo a Cadea Castel Pagano, San Giorgio del Sannio con Maio, Movimento 5 Stelle, sui tributi risposte solo dal sindaco, ancora in primo piano da Benevento, il campo progressista fa proseliti nel Sannio. Venerdì la prima assemblea al mulino pacifico del movimento di Pisapia che propone una spinta al centro-sinistra, c'è pure il sindaco di Arpaese Laudato che però precisa, io resto una Democrat Mortaruolo, nuovo ITER per i bandi in agricoltura ed amorosi tessere e dubbie. Il segretario PD si dissocia dalle primarie locali di Benevento con Sante. Pressing sui Morosi, Casalduni sono 17 i comuni in arretrato nei pagamenti per i rifiuti conferiti nel 2016. Dal 2 maggio, conferimenti ridotti se non verranno liquidati gli arretrati. Dai Rola, stop ai mezzi pesanti. Ma restano i miasmi: eh, difficile battaglia per l'ambiente tra centro e periferia. San Marco dei Cavoti: prevista anche la consegna dei rifiuti agli impianti autorizzati. Servizio porta a porta indetta la gara. La procedura. Dell'appalto sarà espletata tramite la centrale dell'ASMEL. Pietrelcina, tutela del paesaggio, varata la commissione. E da Morcone, un ultimo: per Benevento, Girolamo Gentile, ecco i volumi del medico Gentiluomo. Ora la biblioteca fa parte del patrimonio morconese. Ieri la cerimonia, la presenza dei figli e dell'ufficiale sanitario. Ultimo ancora da. In questo caso dal mattino, ma dall'Irpini. al Bar batte la testa e finisce in coma. L'aggressione di Mirabella Eclano, trauma cranico per il ragazzo colpito da un pugno che l'ha fatto cadere al suolo. Il dramma con Almoscati, il giovane che si è sottoposto a controlli approfonditi ed è tenuto in coma. Per la gelata, le viti più danni dell'anno scorso, l'allarme dei produttori, fine aprile da incubo, vigne di pregio e a rischio parte della richiesta di aiuti. Andiamo con la prima anche della città per le tematiche da Salerno. Quel pane che profuma di buono, i mestieri della notte, panem et circenses, ne sforna quattro quintali e mezzo al giorno. Gli ingredienti per questo lavoro: impegno, passione e precisione. È già turno di Serie B alle porte, l'infrasettimanale, spareggio playoff in 15.000 alla Rechi Salernitana. Bari ambulanti, blitz a lungomare, prosegue il braccio di ferro sul trasferimento tra i venditori e l'amministrazione comunale, controlli a tappeto delle forze dell'ordine. Senegalese finisce in manette, ovviamente riflessi anche sulla città. Sfida al ballottaggio tra Macron e Le Pen. Dai quotidiani al nostro sito www.ottopagine.it: le ultime che arrivano da tutte le province campane, in apertura, multe record in Campania, altro modo. Di farci pagare tasse, gli automobilisti della nostra regione hanno sborsato 181 milioni, più 36%. E sono in arrivo autovelox ultra tecnologici, vi beccano a più di un chilometro, un nuovo modo per gli enti locali di fare cassa. Sempre con i nostri soldi, un po' come tutte le aperture di sale slot e centri scommesse, poi ce la prendiamo con l'euro. Siamo con le top 5, vergognatevi a voi Vitalizi, a noi sacrifici e figli lontani, la rabbia dei cittadini per il caso dei Vitalizzi in regione la Toscana premia prima in Italia ha cancellato i doppi e tripli Vitalizzi creando un fondo risparmi Vitalizzi utilizzando per coprire le emergenze da maltempo. Top 5 con il calcio Avellino con i tifosi, non abbiamo colpito l'auto di Toni. Ecco come è andata davvero. Franco Giannuzzi parla del prepartita tra Avellino e Verona: volevamo proteggere l'auto. Il suo commento evaso e pericoloso. Caccia all'uomo in Irpinia. Massimo De Pasquale è scomparso domenica sera. Non è rientrato in cella dopo un permesso. Da San Martino Valle Caudina continuano le ricerche, l'uomo evaso che da giorni risulta scomparso nella zona di San Martino Valle Caudina, carabinieri e forze dell'ordine stanno setacciando la zona, ma non solo, ricerche allargate oltre la alla Valle Caudina per ritrovare Di Pasquale, fuggito tra Pasqua e Pasquetta quando era tornato a casa della madre per un permesso premio, al termine della breve licenza, il trentontenne non è più rientrato al carcere di Benevento. Ancora top 5 lite a mirabella sedicenne, cade batte la testa e grave indagano i carabinieri slide provincia per provincia Avellino per il calcio è un suo di sollievo e sotto con l'ascoli ovvero ardemagni satterà soltanto il turno del del duca multe record in campania non abbiamo colpito l'auto di toni evaso e pericoloso caccia all'uomo in irpinia da benevento le slide De Luca nel Sannio inaugura la Castel Pagano Santa Croce. Alcol e droga, patente ritirata a tre giovani, cronaca da Benevento. Commento di Mastella, scuole chiuse a chi non è vaccinato per la politica. Colpo dei ladri in un supermercato, rubata la cassaforte. Vi ho dato dettagli anche con i quotidiani. e Teste e minaccia di morte, un avvocato in tribunale, ti sparo, è accaduto a Benevento. Infastidito dalle domande del penalista, ingiuriato anche il giudice. L'episodio nel corso di un processo per stalking a carico di un sessantenne di Montesarchio. È tutto per la rassegna stampa. Io ringrazio in regia Aldo Fenizia, vi ricordo che l'informazione torna sotto Channel ovviamente con i touch delle 11 e delle 12 e poi TG dalle 14 con le 14.30. Per il TG Sport, grazie e buona giornata.